Salve cari concittadini, stiamo vivendo questo periodo che ci porta alla Pasqua, spero per tutti quanti voi, con serenità. Ieri è stato un bel momento di aggregazione, di unione, la Via Crucis organizzata dal nostro parroco Don Vittorio insieme a tutti i volontari che ringrazio veramente di cuore per tutto quello che fanno per il nostro territorio, i ragazzi dell'Associazione Uniti per Sant'Elena, i ragazzi della Proloco, i ragazzi della Protezione Civile, il Forum dei Giovani che si prestano e portano idee innovative per il territorio. Vi dicevo, ieri è stata una grande emozione, sempre un'emozione percorrere le strade con i cittadini di Casapesenna, per la Via Crucis e per eventuali eventi. È bello l'unione del nostro popolo, è bello lo stare insieme. Come sempre mi sono emozionato ieri appunto nel percorrere le strade del paese per la Via Crucis, strade sistemate, pulite. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 10 anni, ma il lavoro più grande è attivare l'associazionismo e attivare l'unione tra i nostri concittadini. Ecco, vi auguro una buona Pasqua e questo è il senso di tutto, la pace, l'unione, la serenità, la tranquillità che deve distinguere il nostro paese. Siamo un popolo unito, siamo un popolo umile, siamo un popolo solidale e questo è il nostro cardine del successo, perché il nostro paese è sempre stato così, è nato in questo modo. E dobbiamo continuare su questa scia di umiltà, di solidarietà, di serenità, di unione. Quindi auguro a tutti voi una serena e buona Pasqua con il cuore e cerchiamo di passare un momento di serenità con le nostre famiglie, stacchiamo un po' la spina che serve un pochino a tutti quanti, mettiamo da parte un po' la professione e gli impegni di tutti i generi per dedicarci, diciamo, un po' ai nostri figli e alle nostre famiglie. Datemi l'occasione per augurare una buona Pasqua a tutti gli ammalati, a tutti gli allettati, a tutti quelli che stanno soffrendo, a tutti quelli che stanno lontano dalle proprie famiglie. Un abbraccio a tutti quanti voi. Vi sono vicino, vi siamo vicini come amministrazione e disponete di noi per quello che possiamo. Noi continuiamo ad andare avanti e dopo le festività pasquali inizierà un nuovo percorso di unione, un nuovo percorso di trasformazione del territorio in senso positivo per continuare il cambiamento che prosegue. Buona Pasqua a tutti.